Allora, siamo qui per parlare di questo tartini, un tartini giusto e un tartini sbagliato. Dunque, ci racconta un po' questo mondo, qual è quello giusto e qual è quello sbagliato? Allora, in realtà il titolo è molto ironico, perché il tartini sbagliato viene dal Negroni sbagliato, questo cocktail che a un certo punto è diventato più popolare del Negroni originale. E il tartini sbagliato ha un senso abbastanza semplice, ma al tempo stesso un po' complesso da spiegare. Oggi, quando si suona la musica del Settecento, si cerca di eseguirla con strumenti originali secondo la prassi dell'epoca, cioè secondo quel modo di suonare che noi conosciamo attraverso le testimonianze dell'epoca, che sono fondamentalmente i trattati scritti dai teorici e dai compositori che ci spiegavano come seguire questa musica, un po' di iconografia, perché ovviamente non esistono fonti dirette, non esisteva nel Settecento la possibilità di registrare. Quindi questo dovrebbe essere il tartini giusto. Nel corso del tempo, ogni 20-30 anni, un po' come succede in letteratura con la storia della critica letteraria, cioè con la disciplina che studia come i capolavori della letteratura sono stati letti in diverse epoche, e così i capolavori del passato ogni tot di anni, ogni 30-40 anni, vengono letti in maniera un po' diversa, e ogni epoca, quindi anche la nostra, pretende di essere nel giusto. In realtà tra 30-40 anni probabilmente questi lavori saranno eseguiti in un modo ancora diverso e considereranno i nostri giusti sbagliati. Quindi il tartini sbagliato è semplicemente un lavoro di recupero di una partitura pubblicata nel 1911 di un modo di suonare tartini dell'inizio del Novecento, quindi non con il clavicembalo, quindi non con gli strumenti originali, non con le corde di budello come si faceva all'epoca, ma con uno strumento simile a quello che si usa oggi nelle principali orchestre, accompagnato da un pianoforte, seguendo tutta una serie di diteggiature arcate, quindi di dettagli tecnici decisi dal revisore della partitura, che ci danno delle indicazioni sullo stile dell'epoca. Quindi il tartini sbagliato è semplicemente un cercare di ricostruire la maniera di suonare tartini di un secolo fa. Lei ha accennato a questo lavoro di recupero di tartini del 1911. È un lavoro di recupero che è legato a Trieste. È legato a Trieste perché è una partitura pubblicata dall'editore Schmidl, che era appunto di Trieste, e la parte di violino è stata lavorata, cioè è stata in qualche maniera pubblicata secondo delle indicazioni di un violinista dell'epoca che si chiamava Pente. E quindi è molto interessante, perché è un dettaglio molto tecnico, però dal come viene rivista una partitura noi siamo in grado di capire lo stile esecutivo dell'epoca, perché non c'è una registrazione di queste sonate eseguite da quel violinista lì, però in realtà esistono alcune registrazioni di violinisti fatte negli anni 20-30 di musica antica, che sono un'ottima fonte per capire un po' lo stile generale, l'approccio generale dell'epoca verso i capolavori di due secoli prima. I violinisti al giorno d'oggi, molti, non tutti, conoscono la prassi esecutiva storicamente informata, come si definisce. Dunque, passare, come farà lei oggi, da un modo e da uno strumento antico, chiamiamolo antico per capirci, a quello che invece è lo strumento che si suona oggi, com'è per uno strumentista? Allora, dipende molto dallo strumentista, nel senso che fino a non molti anni fa c'era una netta separazione tra chi si occupava di musica antica, storicamente formata, quindi con gli strumenti dell'epoca, e chi faceva musica del repertorio sette-ottocentesco, tardo settecentesco, ottocentesco o primo novecento, e addirittura chi faceva solo musica contemporanea. Oggi sempre di più ci sono musicisti che passano da uno strumento, da uno stile all'altro. C'è una maggiore consapevolezza
filologica in qualche modo. Ecco, suonare l'antico con strumenti originali, il moderno, per me è come parlare due lingue diverse. Per qualcuno andare oltre la propria lingua è difficile, c'è chi ne parla 6, 7, 8 con disinvoltura. Ecco, passare dall'antico al contemporaneo è parlare molte lingue. Ci vuole molto studio, molto lavoro, molto approfondimento, però è una cosa possibile.